campo sin dal primo minuto, Battigello che faceva il suo esordio sin dall'inizio. Partiti subito, la Ternana si porta nella metà campo del Siracusa e con un'azione abbastanza pericolosa, la Ternana poteva passare già all'inizio. Vedete De Ruggero, buono il suo esordio davanti al pubblico amico, il suo tiro solo davanti a Zucker terminava al lato della porta difesa da Zucker. Prima azione offensiva del Siracusa, il passaggio per Bizzarri, un po' l'uomo gol di questa formazione, palla però che viene controllata da Ciucci senza problemi. Ed è ancora Bizzarri che sfugge a Pochesci che fa fallo e si becca l'ammunizione. Qui c'è l'azione di Cardaio e l'espulsione di Mazzuccato. Vedete un fallo netto, guardate il gomito destro, la botta su Benetti e poi c'era Cadregari che non si spiegava l'espulsione di Mazzuccato. Chi ha sentito Radio Galileo, Cadregari non si è spiegato questa espulsione del proprio giocatore. La Ternana ancora in avanti, c'è un tiro di Forte che forse voleva essere più un assist per uno degli attaccanti. Cambia partita tatticamente per Cadregari, inserisce un difensore e toglie una punta. E la Ternana che ci prova sulla fascia laterale destra ancora con Borrello, buonissima questa sua azione, palla all'indietro per Papa, un po' troppo corta, può liberare la difesa del Siracusa. Quindi nonostante tutto, voglio dire, la Ternana è riuscita a portarsi in avanti abbastanza spesso e volentieri. Borrello per Papa, che cerca il cross, palla deviata, poi ci pensa il numero 4 Salici a mettere in fallo di fondo, quindi angolo per la formazione della Ternana. Dovremmo essere nelle immediate vicinanze del gol. Buon pallone lavorato da Papa. Borrello in avanti per Chiarella che evita in dribbling il portiere che lo prende per le gambe, lo mette giù, quindi è rigore. Non so che cosa abbia da dire il portiere Zucker, e Chiarella implacabile alla destra mette alla destra di Zucker in fondo al sacco. Dicevamo che in questo particolare momento ci siamo anche chiesti chi fosse il rigorista. Qui c'è l'ammunizione a Papa, chi fosse il rigorista, visto che non c'era né Dodo né Sciannimanico, che solitamente erano i rigoristi della formazione della Ternana. Qui c'è vedete qualche, poi vi spiegherò il motivo di questo incidente, chiamiamolo, che si è verificato in curva est. Chiarella per Borrello, il quale dà per Papa, ancora Papa in profondità per Chiarella, siamo nel secondo tempo. Il numero 9 che si è dato un bel da fare quest'oggi, Papa l'ha battuta, ma il direttore di gara ha fischiato per un fallo di Battigello. Ancora Battigello, vedete di testa, ha preso una grande quantità di palloni, il tiro al volo di Chiarella, la parata di Zucker. Ternana ancora in possesso di palla, vedete da queste immagini mi sembra che il Siracusa non sia stato mai pericoloso dalle parti di Ciucci. Cadregari alla fine della partita, c'è il cambio, esce Benetti ed entra Gori. Eccolo il Siracusa che viene in avanti con Didonè, un po' il giocatore che nel secondo tempo ha trasformato un po' il suo centrocampo. C'è un calcio di punizione, respinge De Ruggero, poi Pochesci allontana. Ancora il Siracusa, palla in avanti, il tiro di Bizzarri parato da Ciucci. E qui c'è il raddoppio, se non vado errato, dalla Ternana. Caramelli per Chiarella, vedete dove sta Chiarella? È andato a dar man parte ai propri compagni. Gori per De Ruggero. Vedete lo scambio con Borrello che gli restituisce molto bene la palla. De Ruggero entra in area di rigore intelligentemente e non è molto altruista, dà per Battigello, il quale mette in fondo al sacco ed è il 2-0. Dobbiamo dire che questo gol, vedete la curva est comincia ad animarsi, c'è il tifo e qui la fine della partita, una Ternana quindi che